Se ci sono grandi guru che hanno permeato la vita di molti noi investitori orientati all'investimento cosiddetto consapevole, i nomi che ovviamente vengono in mente sono sempre gli stessi. Non potrebbe essere altrimenti. Questi personaggi hanno cambiato in un modo o nell'altro l'approccio all'investimento e ognuno con il proprio contributo ha dato la propria forma a Ventis. Per esempio Benjamin Graham, Warren Buffett, Ray Dalio. A questi, secondo me, bisogna aggiungere sempre John Bogle. La sua linea di investimento è permeata dal fatto che, prima ovviamente di essere un grande dirigente, di essere stato un grande dirigente e fondatore del più grande investment advisor che essere umano possa conoscere, e cioè la Vanguard Group, è stato anche un investitore molto importante. Ha portato la Vanguard, dall'anno della sua fondazione, che è stato il 1975, a fatturare a gennaio del 2020, per cui recentemente, 6.200 miliardi di dollari. Primo fondo al mondo per quanto riguarda i mutual funds e secondo per ETF, dopo appunto la BlackRock iShares. Per cui nel presentare la recensione di questo libro, credo che io abbia apprezzato le opportune premesse. Ciao a tutti, io sono Pasquale e questo è il mio canale, Io Risparmio, dove ti racconto la mia avventura alla ricerca della mia famosissima indipendenza finanziaria ed ogni tanto cerco anche di portare qualcosa di molto più, come si dice, formativo, come questo video, dove cerco di portarti a conoscenza delle mie impressioni su questo libro che ho appena finito di leggere, appunto il libro di John Bogle che si intitola Il piccolo libro dell'investimento. Ti ricordo come sempre che oltre a potermi seguire qui su YouTube, puoi anche seguirmi sul mio blog che è www.risparmioinvesto.com. O anche su Instagram. La versione originale di questo libro in realtà si intitola The Little Book of Common Sense Investing e credo che questo titolo dia, secondo me, molto di più l'idea di fondo di quello che il libro vuole portare, e cioè che pone l'accento sul come bisognerebbe andarsi a comportare, come comportarsi per essere un investitore consapevole. Tra l'altro, sto per finire un altro libro che ho cominciato di recente. Questo qui è un audiolibro che, pur parlando di investimento consapevole, si pone in netto contrasto con il pensiero di John Bogle, ma questa ovviamente sarà un'altra storia che vedremo settimana prossima, tra l'altro. Invece, per quanto riguarda il piccolo libro dell'investimento, è secondo me organizzato come un piccolo, appunto, percorso ben strutturato che porta il lettore mano nella mano per capire il pensiero dell'autore e le sue motivazioni. Cosa molto importante qui è questo, ho notato essere un po' un filo conduttore di vari libri di investimento o di crescita personale, è quello di confermare un concetto o al massimo pochissimi concetti in ogni singolo capitolo, in modo che questi concetti vengano marchiati, se così si può dire, nella mente del lettore. Una cosa che in realtà potrebbe sembrare un pochino noiosa e snervante di per sé, ma ha delle fondamenta nello studio dei processi formativi. Comunque, per andare a sintetizzare, il concetto di base del libro è che, principalmente, quello che anche Warren Buffett ha più volte reiterato, e cioè che l'investitore medio, quello che non ha tantissima conoscenza, non ha bisogno di andare a fare stock picking, non gli serve, ma gli basta comprare un fondo passivo che segua un indice totale di mercato americano o magari che segua l'indice di altri indici più importanti come l'S&P 500, il Dow Jones e così via, per ottenere dei risultati migliori della maggior parte dei fondi cosiddetti a gestione attiva. E considerando che il buon vecchio John Bogle ha inventato i fondi a gestione passiva, non credo che in questo libro potesse vendere altro messaggio. Ma in realtà non ha tutti i torti, e dico che non li abbia tutti, ma non credo che non abbia assolutamente nessun torto, e allora andiamo a vedere anche perché. Seguiamo però in questa recensione il percorso in cui l'autore ci porta passo dopo passo. Ovviamente non faccio la sintesi dei capitoli, ma seguo un po' il percorso. Il primo capitolo è quello che reputo tra l'altro più divertente. Infatti, John Bogle racconta questa storiella su una famiglia chiamata Got Rocks, una famiglia immaginaria che ha inizialmente una gestione molto oculata dei propri investimenti, una gestione molto semplice, ma che poi viene sviata in qualche modo dalla cosiddetta industria finanziaria, per cui quasi un male assoluto per John Bogle, che comincia a guadagnare meno di quanto non guadagnasse prima e anche con molte più spese aggiunte. Si prosegue poi in altri capitoli ad individuare gli indicatori che determinano il valore, diciamo, del cosiddetto mercato, passando anche dal famoso PE e facendoci capire la forte irrazionalità che guida i mercati. Poi, con considerazioni personali, ci indica anche perché a suo parere è meglio avere un investimento sul mercato totale ed in particolare sul total stock market americano oppure altri indici importanti come l'S&P 500 o il Dow Jones.
In pratica, perché è meglio investire in un indice tramite dei fondi indicizzati a basso costo. Si passa poi a ribadire perché i fondi attivi non sono convenienti per l'investitore medio, ma non sono convenienti in generale per tutti. Ad esempio, considerando il fatto che i loro rendimenti, quelli che vengono dichiarati agli investitori, siano in realtà lordi e per cui da quei profitti si vadano poi detratte le spese del fondo, che alla fine, anche se in pochissime occasioni potrebbero andare a sovraperformare il mercato di riferimento, vanno poi a rendere meno di quello che ci si aspetta proprio a causa di questo particolare aspetto. Discorso che poi viene anche affrontato successivamente nel libro in maniera molto più approfondita, in quanto John Bogle si sofferma sul profondo impatto che i costi possono andare ad avere sulle performance di un investimento in generale. Anche la forte componente del dividendo reinvestito viene presentato come un punto di forza per aumentare la curva del rendimento dell'interesse composto, discorso che secondo Bogle è quasi completamente dimenticato dai fondi a gestione attiva, che per la maggior parte tendono a preferire profitti a brevissimo o breve termine per attirare ovviamente gli investitori a investire in quel fondo, a pagare nuove commissioni, nuovi fee, piuttosto che andare a guardare ai rendimenti possibili che si possono avere nel lungo termine. Questo comporta anche uno svantaggio, se ci si pensa, fiscale, dovuto alle numerose transazioni, operazioni di acquisto e operazioni di vendita dei titoli che i fondi a gestione attiva vanno a fare. Il contesto poi viene anche spostato all'approfondimento dei fondi attivi con delle statistiche su quale sia stato anche il tasso della vita, anzi di mortalità, e si citano quei pochi fondi attivi che in maniera costante, pochissimi in realtà, e per decenni siano riusciti effettivamente a battere il mercato, e tra questi c'è anche il fondo Magellan. Si approfondisce anche se sia opportuno o meno andare ad avere dei fondi che seguono il mercato obbligazionario, andando a ricordare che ovviamente le obbligazioni rispetto al mercato azionario hanno dei rendimenti risicati, che molte volte non coprono neanche l'inflazione, soprattutto in questo periodo storico in particolare, per cui si discute di una possibile asset allocation dei due fondi che seguono sia il mercato obbligazionario che quello azionario. Ovviamente i concetti che vengono esposti nel libro sono molto ma molto più approfonditi. Il libro di per sé scorre molto facilmente e anche il soffermarsi sulle tabelle non ne rallenta, secondo il mio modesto parere, la fluidità di lettura. Alla fine si parla anche di ETF, però in modo meno importante dei fondi a gestione passiva. Ma il libro fu scritto prima che Vanguard diventasse il secondo fornitore al mondo di questo prodotto e si nota tra le righe. Se il libro fosse stato scritto, secondo me, in questo periodo storico, ora, le considerazioni di Bogle sarebbero state molto diverse sugli ETF. In fondo cerca di vendere i suoi prodotti e all'epoca erano solo i fondi a gestione passiva. Con delle conoscenze di base del mercato, il libro va via via in maniera molto veloce, perché agli inizi ci sono, secondo me, tantissime informazioni utili e tantissimi termini nuovi, per cui il neofita ne può trarre sicuramente da questo libro degli ottimi insegnamenti, soprattutto su alcuni lupi del mercato e alle loro false promesse. Ed inoltre può cominciare a fare capire come mai il cosiddetto gioco dell'investitore, se lo si può mettere tra virgolette, non è un gioco così semplice. Per un utente già formato invece sicuramente si può andare a capire la mentalità di questo grande uomo della finanza, che ha aperto le porte degli investimenti, se così si può dire, a tutti i clienti retail, abbassando di gran lunga i costi di gestione e dell'investimento, magari ribadendo che un investimento poteva diventare molto più semplice per il retail. È un libro che consiglio a tutti per le motivazioni che ho appena detto. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video e anche di questa piccola finestra su un guru degli investimenti come John Bogle, grazie a uno dei suoi libri più famosi. Ti ricordo che se vuoi acquistare questo libro puoi trovare il link affiliato qui sotto di Amazon in descrizione. Se lo compri da questo link a te non costa niente in più, io ci guadagno una piccola commissione. Qui sotto lo trovi in descrizione, come dicevo poco fa. Ti chiedo anche la cortesia di lasciarmi le tue impressioni su questo libro nei commenti qui sotto, se lo hai già letto, se intendevi comprarlo o tutto quello che ti viene in mente. Così possiamo aprire una discussione in merito. Inoltre, se il video ti è piaciuto, come sempre ti richiedo la cortesia di iscriverti al canale, cliccare della campanella delle notifiche e lasciare un bel mi piace. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!